Ciao a tutti amici di Help Music, sono Stefano Virgilli con due L. Cosa ci presenti a fine intervista? A fine intervista vi presento la canzone Baciami se sei da sola e vi do tre buoni motivi per ascoltarla. Numero 1, ha vinto il premio come miglior testo al concorso Donne d'Amore 2021. Numero 2, l'ho scritta per una carissima amica. E numero 3, è una bellissima canzone d'amore. Domanda 1, racconta chi sei e cosa vorresti dimostrare? Beh, sono uno che adora scrivere canzoni. Cosa vorrei dimostrare? Beh, che per me il testo è molto importante. La musica è importante altrettanto, ma sono uno di quei cervellotici che investe un sacco di tempo nel pensare alla parola giusta. Molta gente fa musica, cosa ti distingue dagli altri e dove vuoi arrivare? Mi distingue il fatto che scrivo delle canzoni con un testo profondo, non è mai la superficie che conta, ma è sempre il secondo significato che attribuisco al testo. Vi faccio un esempio. La canzone Granelli di sale comincia dicendo: non avendo mai visto le stelle, ho abbaiato a un portone in città. Volete sapere qual è il secondo significato? Seguitemi. Domanda numero 3, perché la gente dovrebbe metterti un like e seguirti? Beh, se mettete un like e seguite i miei canali social, altre persone potranno mettere un like e seguire i miei canali social. E quindi è un ciclo che si ripete. Passiamo al nuovo lavoro musicale. Racconta la canzone partendo dal titolo, spiegaci il suo messaggio. È una canzone che parla di una ragazza che ha sofferto molto, ha perso la madre da adolescente. Invece di uscire allo scoperto, si è andata a rintanare in un angolo molto cupo. Decide di non amarsi più. E quindi la canzone la esorta a trovare qualcosa che la faccia innamorare, qualcuno che la voglia ascoltare. Come è nata questa canzone? Cosa ti ha spinto a scriverla? È una storia vera, è dedicata a una cara amica che ha passato un brutto periodo e poi se l'è messa in piedi e ha trovato la forza per reagire. Brava. Il nesso tra video e canzone. Poi immagina di aver avuto un budget tale da poter fare girare il video a Salvadores. Cosa immagini avrebbe fatto? Allora, il video è sostanzialmente una attrice bravissima che passa la giornata con se stessa, bevendo il caffè e pensando al ricordo di sua madre. E poi apre queste tende, simbolicamente, lasciando entrare la luce sulla sua vita. E poi ci sono io che canticchio e strimpello la chitarra in playback. Per quanto riguarda Salvatore, dal punto di vista artistico, quello che avrebbe potuto fare sarebbe stato girare qualche scena all'aperto, perché sono un po' limitato nei miei set. Mi piacerebbe di più filmare all'aperto. Dopo questa canzone cosa succederà o cosa pensi potrà accadere? Qual è il tuo obiettivo commerciale? Beh, sono molto contento che ha già generato diverse migliaia di ascolti nella prima settimana, nonostante sia un brano che ho lanciato a inizio di quest'anno, ma non aveva il video, quindi ho fatto un secondo lancio del brano con il video, sta andando molto bene, sono molto contento e soprattutto una persona su quattro che l'ascolta la salva in playlist su Spotify, che è un grande risultato già. Autocritica, in cosa devi migliorare e la tua musica, testi e arrangiamenti? Beh, devo imparare a cantare, è una battaglia che sto combattendo da circa 30 anni, ma recentemente ho assunto una coach vocale che mi ha insegnato qualche trucchetto, infatti il nuovo EP avrà una voce un po' sostenuta di quella che avevo quando ho pubblicato questa canzone. Saluto a tutti, lasciaci i tuoi contatti social e lancia il tuo video alla Pippo Baudo. Ok, amici ascoltatori, grazie per avermi ascoltato, sono Stefano Virgilli con due L, mi potrete trovare su tutti i social media e tutti i digital store come Stefano Virgilli, una parola sola, con due L. Vi lascio al brano Baciami se sei da sola. Ciao a tutti! Serena, sei così confusa e hai perso la direzione tra voci così assordanti nel mezzo di un'acquazzone. Serena, che non hai più forza, sei stanca all'improvviso di correre verso la vita con una lacrima sul viso. Comportati da persona seria, ci fosse ancora tua madre ti direbbe che è normale piangere, ma poi devi ricominciare a vivere anche se da sola, guardando verso il futuro, sapendo che la felicità non è una foto appesa al muro. Trovati qualche cosa che ti faccia dimenticare, qualcuno che ti sappia capire, qualcuno che ti sappia ascoltare. Trovati qualche cosa che ti porti da queste parti e abbracciami se sei da sola. Dieci anni sono passati e quella foto appesa al muro, adesso è il sole dietro ad una nuvola che è disegnato in chiaro scuro.
Hai capito che non c'è certezza e tutto cambia in un momento. Se la vita non regala oro, rallegrati dell'argento. Riposa il tuo cuore stanco, ammirati nello specchio. Sei sempre la più bella, anche se il viso è un po' più vecchio. È ora di rimetterti in gioco, non sei più una studentessa. Ritorna a vivere felice e a sorridere di te stessa. Trovati qualche cosa che ti faccia desiderare, qualcuno che ti voglia capire, che ti voglia ascoltare. Trovati qualche cosa che ti porti da queste parti e abbracciami se sei da sola. Qualche cosa che ti faccia desiderare, qualcuno che ti voglia capire, qualcuno che ti voglia ascoltare. Trovati qualche cosa che ti porti da queste parti e baciami se sei da sola, baciami se sei da sola. Trovati qualche cosa che ti faccia innamorare, qualcuno che ti voglia capire, che ti voglia ascoltare. Trovati qualche cosa che ti porti da queste parti e baciami se sei da sola. Baciami se sei da sola.